casa! Ce l'hai la tua casa! E la piscina, ce l'hai! Momenti di tensione ieri pomeriggio alla marcia per il diritto all'acqua ad Agrigento. Al raduno del Viale della Vittoria si è presentato anche il presidente di AICA, Settimio Cantone. La sua presenza al corteo non è stata per nulla gradita ed è stato pesantemente contestato dai cittadini indignati. Poi, grazie all'intervento delle forze dell'ordine, il dirigente dell'azienda idrica dei comuni agrigentini è stato invitato ad allontanarsi e lasciare la piazza. Poi il via alla manifestazione. Agrigento si è ancora una volta radunata in strada, in marcia per il diritto all'acqua, la perdurante e grave crisi idrica, i ritardi nella prevenzione e nelle soluzioni, le promesse di interventi tampone al momento tradite. Circa 3.000 persone si sono strette in un coro di protesta da piazza Cavour al Viale della Vittoria fino a piazzale Aldo Moro, innanzi alla prefettura. Fischietti, bottiglie di plastica e bidoni vuoti hanno accompagnato il percorso, infiammato ancora di più dal caldo afoso. Ci beviamo la politica o l'acqua? 50 anni di false promesse. Siamo stanchi e stufi di sentire sempre le stesse cose. Una rete idrica colabrodo, che da tempo si dice che deve essere rifatta, ma non è così. Adesso siamo stanchi. Come si fa? Come si fa? Mia figlia si viene a lavare robe, che ha 4 figli, si viene a lavare robe in mia, che sono sola. E l'acqua ne esce tu ne che, dove abito io dei muri esce l'acqua. Ci facciamo segnalazione e non viene nessuno, nel rubinetto spendi. Da noi l'acqua, nella nostra zona, non arriva da 50 giorni, il rubinetto è a secco da 50 giorni. E quindi, come si è organizzata? Come ci siamo organizzati? Ci siamo organizzati con i bidoni, andiamo a riempire alla fontanella con i bidoni e in questo modo siamo... Ma lei capisce che nel 2024 non si può andare avanti così. Io ho 62 anni e protesto da quando ne avevo 10, perché l'acqua ad Agrigento è sempre mancata. Il problema non è l'acqua, ma la progettualità. Io so che hanno fatto un progetto approvato per la rete idrica di Agrigentina per rifare e si è perso nei meandri del comune di Agrigento. Senza acqua non si può lavorare, senza acqua non si può fare accoglienza e quindi oggi siamo ritornati a manifestare proprio per questo, perché non è normale vedere nelle saracinesche delle attività commerciali chiuso per mancanza d'acqua. Io ho avuto degli amici che hanno dei genitori invalidi a casa, padre e madre senza acqua, persone anziane che non hanno la forza di andare a riempirsi i bidoni. Direi che nel 2024 dobbiamo scendere in piazza per accusare la cattiva gestione, la mala amministrazione, la mancanza di programmazione, perché se siamo arrivati in questo punto, a questo punto vuol dire che non c'è stata anche da parte della regione una programmazione adeguata. Ci sono zone dove praticamente l'acqua arriva dopo un mese e mezzo. L'ultima, il Voltano, si rompe la rete e non dà l'acqua all'ospedale, questa è allucinante. Innanzi al palazzo del governo si è svolto un sit-in e sono stati letti i punti salienti delle richieste contenute in una lettera inviata al capo dello Stato Sergio Mattarella per tamponare e risolvere la crisi idrica. Infine il prefetto Filippo Romano ha incontrato una delegazione degli organizzatori per annunciare i primi interventi. Io proprio poco fa ho firmato un'altra ordinanza ex articolo 2 TULPS, tenete conto che negli ultimi 10 anni non erano state fatte in questa prefettura, ne fate già 3 solo sull'acqua. Questa che riguarda l'utilizzo obbligatorio dei mezzi della protezione civile regionale e dei volontari sostanzialmente e del Corpo Forestale dello Stato per dare acqua a tutti i comuni che ne abbiano bisogno. Ovviamente non bastano per tutti i comuni. Cominceremo, atteso il fatto che si tratta per fortuna di mezzi piccoli, da luoghi particolarmente svantaggiati come Giardina Gallotti, il centro storico, Montaperto, luoghi che si trovano in collina, difficilmente raggiungibili dalla forza dell'acqua, e che presentano una mappa, una trama urbana molto densa, per cui siano necessari strumenti come questi, cioè la piccola autobotte da 4.000 litri, da 8.000 litri, eccetera, eccetera. I problemi di ordine pubblico possono sempre accadere, purtroppo è nella natura umana quella di cedere all'esasperazione. Noi ci auguriamo che nessuno voglia, come dire, approfittare del momento per cavalcare la legittima e comprensibilissima disperazione dei cittadini. I sanatori li hanno fatti di perdere. Noi non ne possiamo più, siamo con l'altro.